Ieri c'erano 8.000 comuni rappresentati, eravamo una delegazione molto folta, mai come in questo momento i sindaci d'Italia, dalle grandi città ai piccoli comuni, sono compatti. Il presidente Antonio De Caro l'ha detto in modo molto chiaro: non provate a dividere i sindaci e non provate a non dare risposte alle istanze dei sindaci. Non c'è solo quella degli enti in predissesto come Napoli, o quelli in dissesto, o quelli come Milano che non riescono a approvare il bilancio della città metropolitana, o come quelli di Torino che stanno per andare in predissesto, o altri. Anche ieri ho personalmente incontrato anche diversi gruppi parlamentari e continuo ad avere la sensazione di un'attenzione concreta di tutte le forze parlamentari di fronte a queste istanze giuste, ragionevoli, che meritano un'immediata risposta, così come continuo ad avere fiducia che anche da parte del governo arriverà una risposta. Adesso, come dire, bisogna tradurre gli impegni in fatti. Noi ieri abbiamo depositato come ANCI il nostro articolato di proposte, che significa, se dovesse essere accolte tutte, come noi auspichiamo perché sono ragionevoli, per la prima volta negli ultimi anni di cominciare a ritenere i comuni e quindi i cittadini, gli abitanti, i servizi, i bisogni e i diritti una priorità del nostro Paese. E attenzione, noi non chiediamo fiumi di soldi, non chiediamo cose impossibili, chiediamo un allentamento dei vincoli normativi e un allentamento delle gabbie finanziarie. Adesso è il momento, come ha detto De Caro ieri, di capire chi veramente sta dalla parte dei territori, dalla parte dei cittadini, dalla parte dei diritti, o chi invece pensa a fare altro anche negli scranni del Parlamento o del Governo. Se lei mi chiede una valutazione, mi pare che questa era la domanda, anche dopo la giornata di ieri io sono fiducioso. Questi giorni termineranno le audizioni entro venerdì, la settimana prossima si va al voto in commissione, che credo, da quello che ho capito, è il momento decisivo, perché poi si avrà in aula del Senato e poi ci sarà il Parlamento che si assumerà le sue responsabilità. Una domanda su questa cosa. Io ieri ho parlato con Boccia, il quale mi sembrava aperturista su questa cosa qua, a proposito di questa cosa che è detta in maniera molto sintetica: indebitarsi per pagare il debito, cosa già fatta dalle regioni. Gli dice che come proposta l'ha fatta sua anche per i comuni. Dice: è stato fatto per le regioni, perché no? E con un debito a quel punto là, poi riversatosi i comuni, che avrebbero 30 anni di tempo per finanziarlo e per pagarlo. E da sola una misura che potrebbe far risollevare Palazzo San Giacomo, sei d'accordo? Questa è una delle proposte. Se vogliamo parlare di tutti gli articoli, credo che consumeremo le due ore che io ho previsto di stare oggi a Scampia, al campo che tra poco intitoleremo anche ad Antonio Landieri, un'altra cosa importante di questo messaggio di oggi. Quella è sicuramente una delle norme importanti. Noi ieri abbiamo spiegato alla Commissione congiunta di Camera e Senato del bilancio che sono stati stanziati 2 miliardi e 200 milioni da ultimo per la ristrutturazione del debito delle regioni. Esatto. I comuni che più delle regioni hanno contribuito a ridurre il debito nazionale hanno assolutamente il diritto di avere una pari misura. Poi ce ne e questo è utile per Napoli come per tutti i comuni, così come tutte le altre norme che abbiamo inserito, da quello della possibilità di ripresentare il piano di riequilibrio, perché le norme nel frattempo sono completamente cambiate in questi anni, quindi sono cambiate le condizioni, è cambiato il patto con cui fu firmato il piano di riequilibrio dal Comune di Napoli nel 2012 e quindi c'è questa esigenza. Quindi io vedo, lei mi citava Boccia, quindi il Presidente, un'apertura. No, vabbè, poi ci sta il discorso anche delle forze parlamentari. Ho incontrato Sinistra Italiana, ho incontrato MDP, ho incontrato il centrodestra, ho incontrato Mara il centro-sinistra, ho incontrato Giorgetti e Mara Carfagna, ho incontrato anche il Movimento 5 Stelle e devo dire, ho visto una sensibilità, un'attenzione, ma se posso dirla tutta, fino anche una condivisione del pacchetto che lanci complessivamente, per questo non commento solo singole norme, perché è un pacchetto organico. Se poi vi ritenete anche nelle prossime ore, adesso siamo qua, fare anche uno, noi lo possiamo mandare perché è stato depositato, facciamo un approfondimento anche domani o dopodomani su tutte le norme per far capire quanto sia importante, non per De Magistris, Appendino, Sala, Corinti, Bianco, Falcomatà e gli altri, ma è importante per le città. Cioè, se non arrivano quelle norme, la gente potrà chiedere all'infinito più autobus, più verde, più servizi. La nostra risposta sarà: lotteremo fino alla morte, lotteremo fino alla fine,
ma se non ci date risorse, se non ci date la possibilità normativa per esempio di sbloccare il turnover e assumere, se non ci date la possibilità di spendere i soldi che abbiamo e ci bloccate la spesa, noi come facciamo a realizzare tutte le cose che vorremmo realizzare? Quindi adesso è venuto il momento delle priorità, nessuno si potrà più nascondere, come dire, mi pare che stiamo giocando a carte scoperte. Io addirittura sono andato a parlare con tutti e devo dire apprezzo moltissimo l'approccio per esempio che ho visto ieri dal gruppo di centrodestra, che non ci accomuna niente dal punto di vista politico, ma ho percepito nell'incontro con Mara Carfagna e con Giorgetti che c'è una sensibilità istituzionale. Lo stesso ovviamente l'ho percepito per chi fa parte della nostra maggioranza come la sinistra, lo stesso l'ho percepito nel governo che sta su una posizione politica diversa. Questo è il momento in cui l'Italia deve 5 Stelle, l'ho detto prima, l'Italia deve dimostrare che in questi momenti in cui ne va della coesione sociale, della tenuta democratica, bisogna essere istituzionalmente corretti e dare una risposta ai sindaci che sono unitissimi al di là delle appartenenze politiche significa avere senso dello Stato e delle istituzioni. E io non posso credere che il Parlamento e il Governo a fine legislatura non facciano quello che è doveroso che tutti i sindaci chiedono, e quindi dobbiamo solamente aspettare. Siamo fiduciosi, ma visto che siamo in un campetto di calcio, io lo ripeto sempre, Boskov diceva è rigore quando l'arbitro fischia, è norma quando il Parlamento l'approva, per adesso non ci sta niente, quindi noi attendiamo, fiduciosi, e qua stiamo.